Maya, amici, vuol dire una cosa. Sangue Maya. La gente Maya può essere un agricoltore che non ha mai visto un cellulare, come può essere un Maya con un sacco di soldi per aver venduto la terra per fare un albergo per milioni di dollari. Allora, per qua, come vivi in Maya? Sono 6 milioni. Vai a parlare con ognuno. Buona fortuna, ciao. Ah, ce n'è tanti quindi di Maya, non sono... Anche io pensavo cioè, cioè proprio pochi, Maya veri, sì. Pensavo ce ne fossero pochi. Maya veri vuol dire il sangue Maya. Sangue Maya, sì. E se tu vuoi, possiamo dire che il Maya più Maya è quello che anche parla la lingua. Che parla anche la lingua. Ma non deve essere... Non perché Maya è un agricoltore, no? Questo si chiama stereotipo. Li prendi? Sì. Un grosso belli buono. Questo, sono, questo è il villaggio Maya. È un uguale gigante! Cosa? Ah sì. Qui abbiamo un mitico iguana grosso. E qui mi sa che è l'entrata al cenotes. Questa è l'entrata al cenotes. Ma amore, guarda l'uccellino lì. Questo è il proseguo, questo è il proseguo del villaggio. Qui non so se è dove la famiglia si riunisce a mangiare, perché ci spiegava la guida che qui ci sono 4 generazioni, tutte Maya. Con sangue Maya. Qui prosegue. Queste dovrebbero essere tutte le forse case Maya. Non si sa. Ci imparano a fare le fajitas o tortillas. Ah no, sì? Y lo van a poner atrás de la masa. Con el otro le van a dar masaje y vueltecita para que crezca la masa. Cuando llegue de ese tamaño le van a dar unas palmaditas. Y los bordes para que no se rompa la orilla. Listo. Okay. Ahorita ya se pueden sentar, les van a dar la masa. Facendo le piadine, tacos, tortillas. Ora consegniamo le nostre fajitas. Numero 10. Aspetta. Attenzione, si ora assaggiamo le tortillas che abbiamo fatto noi. Io però ho fatto un taco. No, è una tortillas. Com'è la tua, Emma? Com'è piccante, come dice? No, che buona! Però assaggio io la mia. È buonissima. Com'è, babbino? Aspetta, ma è piccante? No. Buono. Buono. Sono dentro le case. E da qui andiamo al cenotes. Questo è il cenotes dall'alto.
Pianino, eh? Poi ha detto lui che ora si scivola lì giù. Quando siamo giù sulle rocce, va bene, sicché aspettaci dove si scivola. Ci stai facendo? Sì. L'acqua qui è più chiara. Comunque ogni cenote è a parte, perché anche questo è bellissimo. Mi vorrei girare su. Bellissimo. Vai, ma dove vai? Lasciare le cucine.